Benvenuti pinguini e buon Natale! Dopo aver parlato della storia di C e di C++, mi avete chiesto nei commenti di mettere a confronto i diversi standard. E in questo video metterò a confronto i standard di C. C++ lo farò un'altra volta. Come dicevo in questo video, il C che abbiamo oggi non è lo stesso di ANSI C, quindi di C89, e sicuramente non è lo stesso di quello che avevano fatto Kernighan e Ricci. Oh, che canto che fa! In particolare oggi metterò a confronto ANSI C, C99, C11 e infine C2X, che è l'ultima versione che ancora non è stata ratificata, ma si pensa che uscirà nel 2023, che comunque è già implementata in alcuni compilatori, tra cui GCC, che è quello che utilizzerà oggi. Se avete notato bene, non parlerò di C17, perché C17 non introduce modifiche al linguaggio, ovvero alla sintassi del linguaggio, ma risolve dei bug, e da quello che ho capito sono dei bug della standard library, ovvero della runtime. E siccome alcuni di questi sono leggermente tecnici, guardate quanto ce ne sono, io parlerò in questo video solamente dei cambiamenti alla sintassi. Ovviamente negli anni i cambiamenti sono stati diversi e non posso focalizzarmi su tutto. E infatti l'esempio che ho preparato prende in esame alcuni dei cambiamenti fatti in tutti gli standard che vi ho citato. In particolare mi focalizzerò, vado a leggere qua le mie note, sulla dichiarazione di funzione stile KNR, struct anonime, dichiarazione e inizializzazione di struct, intermingled variable declaration, ovvero quando noi dichiariamo le variabili o in un qualunque posto in una funzione, e infine anche degli stili di commenti, ovvero i commenti in programmazione. L'esempio che ho preparato ovviamente l'ho rifatto in diverse versioni e vi assicuro che tutto compila, però quando andremo ovviamente al computer ci saranno degli errori, dei warning di compilazione, è chiaro. L'esempio che ho preparato è a tema Star Trek, perché io sono un Trekkie convinto. E anche perché io sono più che sicuro che nella Enterprise si utilizza C. Come potete vedere da questo frame, per me questo è C o C++. Attenzione, piccola disclaimer. Ovviamente il codice che ho fatto è un po' sporchetto, non rispecchia le tattiche standard di software engineering sala Madonna. Quindi non scrivete nei commenti, oh ma qua perché hai fatto questa cosa, non si fa così? Sì, lo so, il codice è sporco e il focus di questo video non è quello di scrivere un codice bello, ma quello di scrivere del codice che compila in certe versioni e non compila in altre versioni. Quindi sì, ho fatto delle cose un po' discutibili, ma chi se ne frega? Quindi se mi scrivete nei commenti roba tipo ma perché ho utilizzato float invece che long int, io quei commenti li ignorerò. Tuttavia incoraggio e vi chiedo anche di scrivermi i commenti che sono sul tema. Magari c'è una particolare cosa dello standard che volete che mi focalizzo in un altro video, fatemelo sapere. Prima di andare al computer, che il compilatore è più o meno pronto perché devo riavviare su Linux, faccio una piccola premessa sul compilatore che ho utilizzato. Come ho già detto prima, utilizzo GCC, non ricordo la versione, ma questo non importa. Per far sì che GCC inizi a sparare errore warning di compilazione e far applicare in maniera meticolosa e rigorosa i diversi standard, bisogna applicare dei flag durante la compilazione. Uno di questi è il pedantic, che praticamente rende GCC un po' come me, un rompiballe, dà warning su tutto. E questo io anche lo accompagno con il flag wall, che spara tutti i warning possibili e immaginabili. Infine utilizzo il flag std, che mi permette semplicemente di specificare di volta in volta lo standard che devo utilizzare. Detto ciò, andiamo a computer. Dunque, questo è l'esempio che ho preparato. Ho messo qua una funzione che semplicemente stampa la versione standard del compilatore C. Poi ho creato una struct per un ufficiale della flotta stellare che ha un nome, un ruolo,
un grado è perché ha visto Star Trek, sa che esistono anche le divisioni o le sezioni, quindi c'è la sezione comando, la sezione sicurezza, la sezione operazioni, medica e scientifica. E poi qua ho messo un abstract, che adesso ne parliamo un po' meglio, per mettere l'assegnazione dell'alloggio. Un alloggio è identificato dal ponte, cioè in quale ponte della nave si trova l'alloggio di questo ufficiale, e da una stanza. Questo è quello che viene chiamata una struct anonima. Ora, quando io leggevo informazioni quando guardo una struct anonima, pensavo che una struct anonima era quando non veniva messo un nome della struct. In realtà ho scoperto che quando non viene messo un identificatore alla struct, infatti vedete qua questa struct che è annidata a questa qua di ufficiale, di officer, non ha un nome dell'identificatore, cioè questo è un campo di questa struct ma non c'è il nome dell'identificatore come ce l'abbiamo qua e qua. Quindi la vostra domanda potrebbe essere: come accediamo ai campi di questa struct annidata se non sappiamo il nome del campo? Lo vediamo dopo. Poi ho creato delle funzioni di supporto in cui ottengo il nome del grado, passato il grado. Se il grado è uguale a 1 è un guardia marina, se il grado è uguale a 1.5 è un tenente, in inglese si chiama junior grade, cioè significa un sottotenente. Se il grado è uguale a 2 è tenente, 2.5 è tenente comandante, 3 è comandante, 4 è capitano, altrimenti sconosciuto. Motivo, diciamo, se possiamo dire, per cui ho fatto rank di tipo float, perché ci sono tipo tra il grado 1 e il grado 2 dei gradi intermedi che in Star Trek vengono identificati con un pallino di colore scuro. Ora qua notate questa definizione, io ho messo il parametro formale rank senza tipo e il tipo l'ho scritto qui sotto. Questo è il modo per definire le funzioni secondo lo stile di Kernighan e Ricci. E come c'è scritto qua in un commento, dall'ultimo standard C2X questa operazione non è più permessa perché le definizioni di questo stile sono diventate quelle che si dice deprecate, cioè non si possono più usare. Quindi ci aspetteremmo qua un errore di compilazione. Ma andiamo avanti. Ho fatto una funzione molto simile per ottenere il nome della sezione, quindi perché qua ho utilizzato un enumeratore posso semplicemente utilizzare uno switch, va bene, questa è classica amministrazione. Poi qui ho semplicemente una funzione che mi stampa la scheda di un ufficiale, quindi nome, grado, sezione e dove si trovano gli alloggi. In inglese gli alloggi si dicono, per qualche motivo che mi è sempre sfuggito, quarters. Qui c'è il nostro main. Sapete che qua ci vanno i due parametri argc e argv, ovvero il primo identifica il numero di parametri che vengono passati al programma, il secondo è quali sono effettivamente i parametri passati al programma. In questo programma io non uso parametri da command line e questa, diciamo, è una nuova caratteristica che ci troviamo in nuovo standard C2X, che posso mettere i tipi ma posso mettere il nome per avere dei parametri anonimi. Certo, qualcuno potrebbe dire puoi anche omettere questo, sì, ce lo permette, però io vi voglio introdurre a questa nuova cosa dei parametri anonimi che prima in C non esisteva. Stampo la versione del compilatore, qui inizializzo un capitano, qui ho messo come nome Jean-Luc Picard. Spero che voi abbiate mai visto Star Trek The Next Generation. Il ruolo è ufficiale in comando della USS Enterprise NCC-1701D. Il grado è 4, capitano, perché Picard ha 4 pallini. Sezione comando, ponte 8, stanza 3601. Vedete, questi due campi che erano nella struct annidata, poiché è anonima, io posso semplicemente utilizzare i nomi all'interno della sottostruct per accedere ai campi. Questo tipo di inizializzazione si può fare, almeno in questo standard, e qua io faccio un altro tipo di inizializzazione, cioè prima inizializzo la variabile XO, che è di sempre tipo officer, in cui inizializzo questi campi in maniera diversa. Il motivo lo vediamo fra un po'.
EXO è un'abbreviazione di Executive Officer, che di solito in alcune circostanze identifica il primo ufficiale di una astronave della federazione. Ci abbiamo nome William Riker, primo ufficiale della USS Enterprise, grado 3, perché i comandanti hanno 3 pallini, sezione di comando ponte 8912. Ci tengo a precisare che queste informazioni di dove si trovano gli alloggi di questo ufficiale è fedele alla serie, li sono andati a cercare, non sono a caso. Poi qua chiamo semplicemente la funzione print officer per capitano e print officer per XO e mi stampo la scheda. Poi qui abbiamo un classico return 0 per il main, così diciamo il compilatore sì non si imbruttisce. Il motivo per cui qui siete questo errore è perché, da quello che ho capito, l'editor di Visual Studio Code mi pare di capire che forse non implementa lo standard C2X, però questa cosa non ci dà errori di compilazione. Altre cose ci danno errori di compilazione, ma questa proprio no. E quindi andiamo a compilare e vediamo cosa succede. Questo file si chiama C2X.c. Quindi facciamo gcc -wol -pedantic -std -c 2x meno o, non so perché sta facendo così, però sono sicuro che funziona. Chiamiamolo c2x.c, quindi significa che sto compilando il file c2x.c e l'output lo chiamerò c2x. Vediamo che succede. Ecco, il warning che otteniamo è che non possiamo utilizzare con questo standard lo stile vecchio di definizione delle funzioni di getRang, perché se andiamo qua a getRang ci vediamo questa cosa qua, e io già vi avevo detto che questa cosa a C2X non piace. Infatti, per togliere il problema dobbiamo cambiare la definizione in questa maniera. Infatti, se io ora compilo, funziona tutto. Quindi cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che nello standard C2X non possiamo utilizzare la vecchia definizione delle funzioni come era stata pensata da Kernighan e Ricci, e possiamo utilizzare i parametri anonimi. Infatti, se io eseguo compilatore 2020, qui ancora non hanno messo un mese perché ancora, come dicevo, lo standard non è stato ratificato, e abbiamo qua la scheda dei nostri due ufficiali della flotta stellare. Bene, benissimo. Adesso compiliamo lo stesso codice, ma utilizzando lo standard C11. Ecco, lo standard C11 già inizia a lamentarsi, perché dice che questo standard non supporta l'omissione dei nomi dei parametri. E questa cosa, diciamo, si può fare infatti da C2X in poi. Quindi qua dobbiamo mettere argc e qua dobbiamo mettere argv. Ovviamente ci possiamo mettere qualunque nome, però teniamo quelli standard. Adesso proviamo a compilare questa e infatti funziona. Bene, bene. Ok, tutto resta più o meno uguale. Tutto funziona. Tra l'altro, poiché stiamo cambiando standard e stiamo utilizzando lo standard C11, possiamo anche ripristinare il modo, diciamo, vecchio per definire le funzioni. Vediamo se funziona. Infatti tutto funziona. E infatti adesso noi abbiamo qua una versione del compilatore standard che è diversa, che è 2011-12. Bene, benissimo. Adesso andiamo a vedere gli altri standard. Vediamo cosa succede se io compilo lo stesso codice con C99. Ecco, C99, qui abbiamo dei disagi, perché praticamente ci dice che il C99 non supporta l'extractor o union senza nome, e quindi noi qua dovremmo mettere, dov'è?
qua un nome di un identificatore, per esempio quarters per gli alloggi. Però se facciamo questa cosa otteniamo tanti altri errori di compilazione. Oh, devo salvare il file. Otteniamo tanti errori di compilazione perché adesso lui qua dice che questo decker room qua non li trova più. Apriamo un file che già avevo preparato con C99, dove praticamente ho fatto questa modifica aggiungendo quarters, e infatti qua devo anche cambiare quelle due righe in questa. La stessa cosa ho dovuto fare qua, poiché C99 non supporta le struct anonime come lo si può fare in C11. E quindi vediamo cosa succede se compilo questo file C99 utilizzando lo standard C99. Non succede nulla. E C99, e infatti funziona tutto. Versione del compilatore è 1999.01. Benissimo. Benissimo. Adesso proviamo a compilare questo file C99. Adesso proviamo a compilare questo file, ma con lo standard del 89. Qui otteniamo uno sbotto di errori, già lo so. Allora, vediamo cosa succede intanto. La prima cosa che succede è che la macro STDC version non è definita. No, non c'è. Un altro errore che otteniamo è che questo tipo di commenti, intanto da doppia slash come nello stile di C++, non si può fare. Quindi questa cosa è stata introdotta da C99 in poi. C89 non permette questo genere di inizializzazione, proprio non si può fare. Infatti qua otteniamo tutta una serie di errori. Un'altra cosa che non ci permette di fare è di mischiare la dichiarazione e il codice, perché come vi dicevo, la dichiarazione delle variabili in anzi sì deve essere in cima. Dopo la prima istruzione, che non è un'inizializzazione di una variabile, non possiamo più avere altre variabili. Quindi qui ci sarebbero uno sbotto di problemi da risolvere. E io però ho fatto un altro file, C89, che fondamentalmente risolve, diciamo, tutti questi problemi. Intanto mi sono creato una if and def. Se questa macro non è definita, me la sono creata io con 1989, cioè 1989.01, ho messo così gennaio alla, così a caso. Quindi questo errore di compilazione, dove mi diceva che non trovava questa macro, non ce l'abbiamo più. Poi qua ho dovuto cambiare tutto. Qui praticamente ho copiato questo in questo. Ora, se voi siete attenti, questo codice non compilerà ugualmente. Ma vediamo perché. Intanto mettiamoci qua l'altro nome del file C89. C89. Perché praticamente lui mi sta dicendo che non possiamo avere questa roba. Cioè, le variabili devono stare all'inizio. Anzi, manco questo si può fare. Lo metto proprio qua. Perché abbiamo questa cosa, print compiler std version, che è già un'istruzione. E poi lui non piace questo commento, quindi questo commento lo mettiamo col classico stile multilinea. E credo che ci dovremmo essere. Certo, se salvassi il file ci dovremmo essere. Infatti funziona. E guardate qua, la mia macro mi stampa 1989.01, che è quello che avevo definito io con questa, diciamo, con queste tre righe di preprocessore. Benissimo, quindi spero di essere stato chiaro e aver mostrato queste differenze nello standard C. Quindi ritorniamo. Benissimo pinguini, tutti questi esempi che avete visto al computer li troverete nel mio GitHub che ho fatto per il canale, di cui il link è in descrizione. Quindi fatemi sapere nei commenti se questo video vi è piaciuto e se avete dei commenti inerenti a quello che ho fatto. Ovviamente, per favore, come dicevo prima, non fate commenti sulla qualità del codice, ma commenti inerenti agli standard. Come al solito, io vi ringrazio per aver guardato questo video e se siete nuovi di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina. Se questo video vi è piaciuto, perché no, lasciate un like. E quindi io vi rimando agli altri video della Code Academy di questo canale e ci vediamo alla prossima. Ciao Kilu!
Thank you.